per verificare la mia teoria, Parvin Grillo, moglie di Beppe Grillo. Beppe Grillo nasce a Genova nel 1948. È il più popolare comico italiano e non ha bisogno di presentazioni. Da anni non appare in TV, ma i suoi spettacoli riempiono i palasport di tutta Italia registrando il tutto esaurito. Il blog che porta il suo nome è al 10° posto tra i più cliccati al mondo. Il prestigioso settimanale Time lo ha inserito nella lista degli eroi europei del 2005. E cosa ci vuoi dire? Un grande uomo! Ma dietro ogni grande uomo c'è sempre una donna che alza gli occhi al cielo. Diciamo che io l'ho obbligato a dire sì, perché lui non voleva assolutamente. Stiamo tanto bene così, certo. E io l'ho obbligato. Come hai fatto? Me ne andavo di casa. La spesa è un grande motivo di litigio. Anzi, ecco, Beppe dice che da lì parte tutto. La vera politica si fa al supermercato. Vorrebbe che comprassi biologico, vorrebbe che mi servissi nell'hard discount, vorrebbe una spesa diversa. Siamo in 10 in casa, 8-10 di media, e ho provato, non so, a chiedergli di comprare il pane e lui ha comprato 2 panini. Non hai bisogno del parrucchiere. No, infatti. No, guarda, assolutamente. Taglio io qua. Non hai bisogno del parrucchiere, staresti benissimo con dei fili bianchi nei capelli. Guarda come stai bene senza trucco. Grassa. Perché, naturalmente, perché gli ricorda che lui invece non è riuscito a dimagrire. E poi mi lascerebbe per una di 20 anni, sicuramente. Beppe con i bimbi non esce quasi mai, anche perché io non mi fido molto, ho paura che mi perda, perché lui si mette a chiacchierare, il bambino va da un'altra parte, lui lo fermano, praticamente dopo un attimo forma un comizio e il bambino... Nel frattempo sta giocando con le bottiglie rotte. Ecco, e quindi questo no, non può succedere, però guardano tantissimi film insieme alla televisione. Ah, sì, per esempio? Sì, per esempio il bambino di 5 anni ha visto tutta l'estate, tutte le sere, la notte dei morti viventi. Tu hai presente quanto spenderai in analisi per questo bambino? Sì, saprei a memoria la Beppe, battuta dello zombie. Wow. Sì. Beppe è entrato in cucina. Madonna! il terrore, nascondete i detersivi. Ecco, perché lui ha la pretesa che si possa pulire tutta la casa con un detersivo solo. Che sarebbe l'aceto. Che sarebbe l'acqua. L'acqua. Quando lui comincia a parlare del blog, scappiamo. È una parola che mi terrorizza. Lui molte volte mi segue per casa gridandomi blog. In tutta Italia, in tutto il mondo si sono formati dei gruppi che si chiamano i grilli incazzati, e forse vorrebbe che anche io fossi una sua adepta. Certo, invece tu sei l'unica in Italia che non lo segue. Non lo seguo. Esatto. Non lo seguo. No, che è una bella soddisfazione per un marito. Una sera dovete uscire. Per uscire una sera dici, senti Beppe, è meglio che mi metta questo o questo? Lui? Quello che mi fa più brutta.